Ciao, persone glitterose e bentornati sul mio canale. Oggi volevo fare un video speciale in quanto sono arrivata a 230 iscritti e ho deciso di fare una specie di giveaway. Ma questo giveaway è un giveaway speciale perché è stato ideato da Melania Costantino. È sia un tag sia un giveaway. In cosa consiste? Lei ha ideato 14 domande, tra cui due non sono riuscita a rispondere, per cui non ve le leggo, ma ve le scrivo sotto qua comunque nei commenti. E se voi commentate con almeno tre risposte giuste, sarete estratti per vincere dei libri che poi vi farò vedere. Sì, stavolta li ho scelti io. E se siete interessati a uno dei tre libri, basta scrivere le risposte alle domande che vi propongo e poi scegliere il libro che vorreste come regalo. Allora, la prima domanda è: qual è l'oggetto del tuo canale? Io ovviamente devo rispondere con i libri e sta a voi capire le risposte. E io rispondo con Book Jumpers. Qua. 2. Qual è il tuo nome? Cognome o pseudonimo? Si potrà scegliere, si dovrà precisare se il nome è del canale di YouTube o se è proprio il tuo o uno pseudonimo. Io ho scelto il mio canale YouTube, però è facile, basta leggerlo, però vabbè. Sono in realtà due libri e il nome deriva da questi due insieme. Questo qui e questo qui, cioè non è proprio questo, però è la saga. La saga è questa qui. Chi vuole capire intenda. Insomma. 3. Quanti anni hai? Come la protagonista più o meno di questo libro. Poi, dove sei nato? Purtroppo non ho un libro che parla di dove sono nata, per cui non posso rispondere con qualche libro e quindi questa è una delle due domande che salto. 5. Di cosa ti occupi in questo momento? Poi, poi ci sarà un altro video dove spiegherò tutte le risposte. Comunque, l'altra domanda che salto è: vivi nello stesso luogo in cui sei nata o in un posto diverso? Perché non ho trovato altri libri appunto per quanto riguarda queste domande, per cui la salto ma la scriverò sotto. 7. Qual è la prima qualità che ti riconosci? Parlo della protagonista, non del titolo. Però c'è anche il titolo, però vabbè. Qual è il difetto che ti caratterizza e che non potrebbe mai far parte di te? Che non potrebbe che far parte di te? Sto parlando della protagonista sempre. Intanto di fianco si sta formando una pila enorme. Poi, nomina tre YouTubers. Qual è la loro maggiore qualità? Allora, la prima che nomino è Valentina di Vale Libri. E per lei ho scelto questo. Nick di Duca Von P, un bacione immenso anche a Vale, e ho scelto questo. Avete visto? Sì. Debbie, la mia sister, ho scelto questo. Ok, ne vorrei citare tantissimi altri, ma ce ne sono solo tre. Qual è il parente a te più caro, a parte i tuoi genitori, che ha segnato la tua infanzia o adolescenza? Parlo sempre di protagonisti, non del libro in sé. Chi vuole capire intende. Allora, qual è il ricordo più traumatico di quando eri bambino? Non ho il libro, però se riesco vi lascerò la foto. Vi ho lasciato la foto del libro. Se dovessi associare il film che ha lasciato un segno ad un libro, che ti ha lasciato un segno, scusate, non so leggere, ad un libro, quale sarebbe l'abbinanza? Attenzione però, perché il libro che vi farò vedere non sarà il libro da cui è tratto il film. Quindi dovete capire voi di che film sto parlando, partendo da questo. È facilissimo, potete capirlo benissimo. Chi mi conosce lo saprà.
Se dovessi associare, no scusate, questa l'ho già letta. Se adolescente barra ventenne, quale libro consiglieresti a un bambino per far conoscere le caratteristiche della sua generazione? Allora, il protagonista è un bambino, ma secondo me io l'ho intesa come cosa consiglieresti a un bambino per iniziare a leggere in qualche modo cose più serie di soliti tipo Geronimo Stilton e cose così. Allora ho scelto questo. E voi capirete il perché. Cerca un saluto particolare col titolo di un libro che caratterizza la tua persona. Ok, allora, le domande sono finite. Ripeto, dovete rispondere ad almeno 3 domande in modo corretto. E le persone che risponderanno ad almeno 3 domande in modo corretto saranno estratte per vincere questi libri che vado a mostrare. Ovviamente potete sceglierne anche 2. Cioè dipende, perché il vincitore ce ne sarà solo uno. E sto parlando di Il linguaggio segreto dei fiori, oppure Rudolf il vampiro pirata, oppure Caffè fatto Mister Y, e l'ultimo è della Adelphi, Jules and Jim. Ok, questi sono i libri in palio, ve li rifaccio rivedere. Non riesco, ok, aiuto. E se siete interessati a vincere uno di questi 4 libri, o comunque tutti quanti, cioè potete scegliere qualsiasi libro che vi ho mostrato ora, 2, 3, 4, 1 solo, quello che volete, e per farlo, ripeto, dovete almeno rispondere a 3 domande corrette. E niente, questo video tag finisce qui, grazie a Melania per averlo inventato, spero che parteciperete in tanti.